Sogno Sperone Mammeri da quando ho cominciato a pensare a questa spedizione invernale. Una scelta difficile anche perché andiamo non solo ad affrontare una spedizione in inverno, ma anche su un terreno sconosciuto dove è difficile trovare la linea giusta. Venga a Farbat d'inverno per scoprirsi, per capire come si reagisce a quelle quote, per la storia di questa montagna che è affascinante e chiama gli alpinisti a sé. Un modo di esplorare il mondo e usare la montagna anche come mezzo per scendere dentro se stessi. Daniele, we are in the same line because we have the same ideas. So we prefer climb without water, without fixed rope, and without oxygen. And for me, it's really important to discover me without nothing. I want to climb with my hand. Dai, 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 dai! L'alta bandiera dei diritti umani è con me, firmata da 8.000 ragazzi che sostengono questa idea. Sostenere la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani attraverso la campagna Gioventù per i Diritti Umani. Battere la traccia attraverso la neve soffice, attraverso le difficoltà per fare delle azioni affinché i diritti umani vengano sempre più riconosciuti da tutte le persone che incontra questa bandiera. Nanga Parbat in inverno significa tentare un record, cercare di salire per la prima volta questa montagna in inverno. Questo è il nostro sogno. Il fiuto alpinistico, la capacità di capire una montagna sarà molto più importante delle previsioni meteorologiche, che sono la base da cui poi noi dobbiamo partire per decidere quando e come salire.